Intanto partiamo dalla preghiera straordinaria in Piazza San Pietro, la fede contro la paura. Papa Francesco ha voluto invitare alla speranza prima della benedizione Urbi et Orbi, che oggi è anche indulgenza plenaria, e cioè perdono dei peccati per tutti i fedeli del mondo. Vediamo queste immagini con Raffaele Fichera. Fitte tenebre si sono addensate sulle nostre piazze, strade e città. Se la forma è sostanza, questa immagine, da libri di storia, un papa che prega in una piazza San Pietro deserta, ha la forza da sola di raccontare questo brutto momento del mondo, che Francesco chiama tempesta, nella quale, dice, ci siamo resi conto di essere tutti sulla medesima barca. Tutti fragili e disorientati, ma nello stesso tempo importanti e necessari, tutti chiamati a remare insieme. La tempesta ha svelato le nostre false priorità e ci ha fatto capire che siamo tutti fratelli. Non ci siamo fermati davanti alle ingiustizie del mondo, al grido dei poveri, a quello di un pianeta malato, e ora dobbiamo dir grazie a chi lavora nei supermercati, alle badanti, a medici, infermieri, forze dell'ordine. Persone comuni, solitamente dimenticate, che non compaiono nei titoli dei giornali e delle riviste, nelle grandi passerelle dell'ultimo show, ma senza dubbio stanno scrivendo oggi gli avvenimenti decisivi della nostra storia. Andiamo a vedere adesso quali sono i dati forniti dalla Protezione Civile.